abbiamo parlato fino adesso di mettere al centro la persona, di mettere al centro l'esperienza del lavoratore, e quindi non potevamo che concludere la giornata della questa mattinata dedicata all'HR manager proprio con una tavola dedicata all'employee experience. E i protagonisti, ecco, di questa ultima sessione sono Francesca Olivieri, Advisory Solution Consultant Employee Workflow ServiceNow, e Andrea Tavarone, Solution Sales Manager Employee Workflow ServiceNow. Benvenuti innanzitutto, ecco, per gestire insomma questa conclusione del lungo HR Forum di questa mattinata. Employee experience, un termine con cui non abbiamo tantissima familiarità, perché noi siamo abituati a ragionare in termini di customer experience, cioè di mettere sempre il cliente al centro, sul famoso, sulla base del famoso detto, il cliente ha sempre ragione. Ma per fortuna in realtà la realtà del mondo del lavoro attuale sta cambiando, e appunto c'è una sostituzione proprio di termini da customer experience a employee, con il lavoratore al centro del progetto. Andrea, prego, a lei la parola. Buongiorno a tutti. Fondamentalmente sì, è vero, c'è questo shifting dalla customer experience all'employee experience. Quello che cambia fondamentalmente è la persona a cui ci rivolgiamo. Cioè, nella customer experience noi abbiamo clienti che possono andare e tornare, è un po' più difficile, diciamo, fare andare e tornare i dipendenti una volta che li abbiamo persi. Abbiamo parlato prima di mancanza di talenti fondamentalmente, quindi nel momento in cui io perdo un talento dovrei poterlo riacquisire. Non è così facile come riacquisire un cliente, quindi fondamentalmente diventa basilare avere delle politiche di employee experience ed avere una tecnologia che poi questa employee experience riescano a guidarla. Abbiamo parlato prima, io ho sentito tantissimi spunti interessanti. Il dottor Monga ha detto che dobbiamo rimettere le organizzazioni al centro delle persone. È una cosa vera. Anche qui la tecnologia deve esserci di supporto. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale per guidarci nei processi, per guidarci nella selezione. Abbiamo parlato di figure analoghe che possono in qualche modo predire, intelligenza artificiale che può predire, analizzando figure analoghe, quale sarà il tasso di successo del dipendente all'interno di un'azienda. Tutto molto vero, queste però sono delle ottime soluzioni che non tengono conto, come dicevamo in precedenza, come è stato detto in precedenza, della variabile umana. Quindi io nel momento in cui sono un dipendente dentro in un'azienda ho fatto un percorso di recruiting, questo percorso di recruiting mi sta portando da qualche parte, entro in azienda e lì c'è il momento della verità, quello è il momento zero della verità, un po' come succede anche nel marketing. Quindi fondamentalmente lì scopro se quello che c'è stato prima di me, cioè quello che mi è stato detto nel percorso di selezione, poi effettivamente è quello che trovo in azienda. Fondamentalmente un dipendente che decide di lasciare un'azienda ed è stato appena assunto lo fa entro i primi 6 mesi, quindi lo fa in totale proprio nel momento dell'onboarding, lo fa nel momento dell'onboarding perché quello è il momento della verità di nuovo. E se io non ho una tecnologia che dà un purpose al dipendente, il purpose al dipendente non è ti ho assunto, questo è il tuo lavoro, questi sono i tuoi corsi di formazione, prego, vai avanti. Dobbiamo spiegare al dipendente perché stiamo facendo determinate cose, perché lo stiamo sottoponendo a quel percorso di learning. Abbiamo parlato di reskilling. Perché dipendente ti sottopongo al reskilling? Perché fondamentalmente è un qualcosa che è utile a te, devo andarlo a spiegare. Oggi, se tanto di andarlo a spiegare, ci fermiamo un attimo a pensare, io ho una intranet dove devo andare a cercare delle informazioni, del dipendente deve andare a cercare delle informazioni, ho una piattaforma dove devo andare a fare formazione, probabilmente non anche più di una, esistono diversi percorsi formativi, posso avere un percorso formativo su una piattaforma di learning, posso utilizzare dei percorsi formativi su LinkedIn, posso anche utilizzare dei percorsi formativi su Coursera. Guidare il dipendente in questo processo che è multipiattaforma diventa fondamentale, quindi eliminare la complessità del multipiattaforma e contestualmente comunicare con efficacia verso il dipendente diventa fondamentale per creare un'experience positiva e per far sì che il dipendente rimanga quanto più possibile ancorato e ingaggiato a quello che è il purpose che l'azienda gli sta dando.
Ecco, Andrea, lei ha sottolineato appunto la parola spiegare al dipendente perché avvengono certe dinamiche, spiegare perché è sottoposto appunto a una fase di reskilling. Insomma, possiamo dire, ed è una domanda che rivolgo a Francesca, che quindi ecco, la relazione tra il dipendente e il datore di lavoro, tra il dipendente e il collega, tra il dipendente e l'ambiente di lavoro è il punto cruciale della employee experience. Assolutamente sì, e l'employee experience, per quello che noi osserviamo, è di fatto la risposta aziendale ad un'aspettativa più o meno esplicita, più o meno consapevole che i dipendenti hanno. I dipendenti fuori dal lavoro sono utilizzatori di tecnologia che li connette a qualsiasi cosa e quindi questa aspettativa, questa esperienza i dipendenti la portano anche sul luogo del lavoro. Pertanto è importante che l'azienda fornisca degli strumenti che sono al passo con quello che è il mondo fuori dal lavoro. Quindi non solo una tecnologia che sia in grado di creare dei collegamenti tra sistemi, processi, dipartimenti e colleghi in un modo del tutto fluido, ma una tecnologia che vada incontro all'interno di una modalità di lavoro che abbiamo detto essere diventata agile, agilissima, magari asincrona, ai dipendenti dove si trovano in quel momento. Noi viviamo in un momento storico dove c'è stato un grandissimo cambiamento, la modalità di lavoro è diventata ibrida. Quindi è importante che la tecnologia possa essere là dove il dipendente si trova, che si trovi a casa, che si trovi in un luogo di coworking, che si trovi ad operare su un desktop piuttosto che su un dispositivo mobile. E deve essere una tecnologia che al pari della tecnologia che c'è fuori dal lavoro deve essere facile da utilizzare, che quindi non richieda nessun tipo di training, nessun tipo di expertise tecnica, perché deve essere una tecnologia per tutti, per i non IT. Deve essere una tecnologia che, esattamente come è fuori dal lavoro, è altamente personalizzata, cioè ritagliata su chi è il dipendente in azienda in quel momento. Quindi io devo potermi collegare in modo anche proattivo, prima si parlava di intelligenza artificiale, nella nostra esperienza l'intelligenza artificiale sta facendo la differenza. Siamo abituati ad avere suggerimenti pervasivi su ogni esperienza digitale che abbiamo e questa cosa va anche traslata e portata in azienda perché questo è il paradigma in cui viviamo. Ecco, ma siccome appunto al centro dell'employee experience c'è il benessere e la felicità del lavoratore, una domanda che rivolgo a entrambi: quando un lavoratore al giorno d'oggi si può dichiarare felice? Quando vengono soddisfatti quali bisogni? Qual è la gerarchia dei bisogni che attualmente bisogna appunto soddisfare per rendere il lavoratore contento e quindi anche limitare il fenomeno del turnover delle grandi dimissioni? Prima Andrea e poi Francesca. Ah, probabilmente se avessi questa ricetta non sarei seduto qui e appena sceso da questo palco avrei, diciamo, orde di persone che mi chiederebbero qual è la ricetta magica per trattenere le persone. No, non c'è una ricetta della felicità, purtroppo, ma anche per fortuna. È vero, di nuovo, che, diciamo, prima abbiamo business diversi, abbiamo obiettivi differenti, prima avevamo diversi e diversi interlocutori che hanno più volte sottolineato questa peculiarità e ovviamente gestiamo persone, quindi ogni azienda gestisce la variabile umana. Di nuovo, non c'è una ricetta per la felicità, ma c'è un modo di far sentire il dipendente realmente ingaggiato. Questo modo, anche qui, non è univoco, è trasversale, tocca più aspetti, quindi andiamo a toccare l'aspetto culturale e il modo in cui comunico culturalmente quello che io mi aspetto da un dipendente. Prima la dottoressa Letori ha detto che le nuove generazioni correttamente cercano un'affinità culturale tra i dipendenti e l'azienda stessa. Dimostrare realmente che questa affinità culturale, poi io non solo la declino in grandi programmi che mando su LinkedIn piuttosto che su mail interne, ma realmente io riesco a declinarla mettendo il dipendente al centro, diventa fondamentale. Noi, ad esempio, in ServiceNow utilizziamo una piattaforma, utilizziamo, ovviamente siamo utilizzatori della nostra tecnologia, ma una parte fondamentale è che siamo molto attenti a tematiche di sustainability, a tematiche comunque di sostenibilità in generale, non solo ambientale. E quindi mettiamo i dipendenti nella condizione di proporre delle idee che possano andare incontro alla sostenibilità tout court
e per farlo mettiamo a disposizione degli strumenti low code che danno la possibilità al dipendente di richiedere la creazione di app o mettere il dipendente stesso nella condizione di creare delle applicazioni in modalità molto semplice per migliorare la propria vita e la vita degli altri colleghi. Questo fatto, come diceva questo parte dal presupposto che diceva prima Francesca correttamente, ovvero noi oggi sottovalutiamo il fatto che trasversalmente, indipendentemente che ci sia, stiamo parlando di generazioni più giovani o generazioni più esperte, siamo comunque nel nostro piccolo dei piccoli creator, creiamo contenuti, creiamo video, oggi prendiamo le nuove generazioni, utilizzano TikTok e di fatto è una piattaforma low code per la creazione di video, aggiungono musica, aggiungono degli effetti video. I bambini più giovani utilizzano Roblox, Roblox è una piattaforma per creare videogiochi, queste sono le generazioni che noi dovremmo attrarre. Prima è vero abbiamo parlato di automazione che toglie lavoro, ma abbiamo anche parlato di mancanza di talenti. Delle due l'una, se è vero che l'automatizzazione toglierà probabilmente quei lavori, passatemi il termine, a basso valore aggiunto, ma io avrò un problema di andare a assumere queste nuove, delle nuove persone. Le nuove persone saranno le nuove generazioni. Se io non mi pongo già oggi in ottica di capire quali sono le esigenze di queste nuove generazioni, probabilmente tra, non dico un termine lungo, 10 anni, ma un termine di molto probabilmente anche inferiore, 5, io avrò delle forti problematiche. Già oggi queste problematiche ce l'ho, parlavamo delle STEM, ma diventerà sempre più diffusa la problematica. Dobbiamo attrarre le nuove generazioni dandogli un purpose, dandogli la tecnologia che oggi vogliono e la tecnologia che oggi consumano al di fuori. Ecco, Francesca, dice Andrea, non c'è una ricetta della felicità del lavoratore felice, ma ci sono insomma dei principi imprescindibili. Ma ci sono degli ingredienti. Ingredienti. Sicuramente c'è l'ingrediente tempo, che è poco, e ci sono tante cose, viviamo appunto un contesto iperdinamico, iperproduttivo, ci chiede di fare sempre di più, quindi dare degli strumenti che consentano di ottimizzare attraverso una semplificazione il nostro tempo è sicuramente qualcosa che consente di migliorare la qualità del tempo che noi poi possiamo allocare su altro. Quindi pensiamo ai dipendenti, questo tempo che risparmiano lo possono investire su un work-life balance migliore, piuttosto che se pensiamo alla funzione HR, un tempo risparmiato perché ho reso più autonomi i dipendenti nel fare certe cose, lo posso riallocare su attività a valore aggiunto. Quindi sicuramente c'è un tema di tempo, da quantità a qualità di tempo che può essere reinvestita. C'è un tema di ascolto, quindi sicuramente cos'è che rende felici le persone? Il fatto di essere considerate, di essere ascoltate, quindi una cultura della ricettività che consenta poi ai dipendenti di esprimersi, di essere creativi, come diceva Andrea, e di sentire che le azioni che loro svolgono in azienda sono significative per loro, ma producono anche un impatto a livello aziendale. Ecco, secondo la nostra visione questi sono ingredienti che sicuramente contribuiscono quantomeno ad una piccola felicità, poi la felicità più grande, quello è un tema che non posso... Dedicheremo un altro forum a parte. Ecco, ma tornando insomma proprio alla questione terminologica, l'engagement è una piccola parte, una parte rilevante della employee experience, cioè il fatto di sentirsi coinvolto nei valori dell'azienda, nella mission, nella vision dell'azienda, sicuramente ecco, fa sentire il lavoratore più coinvolto, ma è l'unico aspetto della employee experience, Andrea? Colgo la domanda, ma provo a ribaltare il concetto. Non può esserci engagement se non ci sono esperienze. Quindi è differente, non è l'engagement una piccola parte dell'esperienza, sono tante piccole esperienze gratificanti che poi fanno l'engagement. È da questo presupposto che dobbiamo partire. Per piccole esperienze gratificanti bisogna porsi, come diceva Francesca giustamente, in ascolto attivo. Bisogna saper comunicare con il dipendente, bisogna saper di nuovo dare un purpose, far capire al dipendente cosa ci aspettiamo e perché gli stiamo facendo fare delle cose. Prima abbiamo parlato di sviluppo delle competenze, abbiamo parlato di reskilling. Dobbiamo spiegare ai dipendenti perché stiamo facendo queste azioni, altrimenti sembrano sempre delle azioni calate dall'alto di cui il dipendente, diciamo, compie queste azioni più o meno con la stessa, diciamo, con lo stesso entusiasmo con cui noi oggi andiamo a compiere un'azione di cui abbiamo poca voglia. In realtà il dipendente dovrebbe essere incentivato, quindi noi dobbiamo sapientemente comunicare con il dipendente, dobbiamo porlo in una condizione di
mettere i dipendenti in una condizione di poter utilizzare la tecnologia in modo veramente molto semplice, questo crea esperienze, questo crea engagement. Noi in ServiceNow diciamo sempre che la nostra tecnologia aiuta a rendere il mondo del lavoro migliore per tutti, ma al di là del claim, del claim marketing, per noi è un mantra, è un vero e proprio mantra, nel senso dobbiamo aiutare le nostre aziende, dobbiamo aiutare gli employee ad eliminare la complessità della tecnologia, che è una tecnologia che evidentemente si è stratificata negli anni, si è stratificata in anni di iniziative. Noi oggi abbiamo parlato di tantissime cose, poi alla fine fondamentalmente ci giriamo verso la tecnologia e ci viene richiesto un tempo di 6 mesi, 1 anno per fare un cambiamento di un progetto. Se volessimo lanciare un nuovo progetto ci sono delle limitazioni. Noi oggi offriamo una piattaforma che è in grado di far girare gli HR dalla parte della tecnologia e dire ok, posso innanzitutto implementarla io da solo perché non richiede di nuovo una competenza IT come diceva prima Francesca, e soprattutto i progetti che noi oggi gestiamo, i progetti che i nostri clienti gestiscono con le nostre piattaforme hanno durate di settimane, massimo mesi, non parliamo di progetti di trasformazione digitali che durano anni, perché quello che ci hanno insegnato fondamentalmente gli ultimi 2 anni, quello che ci hanno insegnato è che nell'era digitale 2 anni corrispondono a 20 anni dell'era analogica. Noi oggi non possiamo, quello che oggi funziona, dopo domani non funzionerà più. Se non abbiamo una tecnologia che riesce a cambiare al passo con cui al di fuori cambia il tempo e cambiano le esigenze, noi probabilmente rincorreremo sempre le esigenze e daremo oggi al dipendente quello che al dipendente serviva ieri. E questo diventa comunque uno svantaggio da un punto di vista di business, perché poi alla fine, fondamentalmente, passatemi il termine, nessuno dei presenti qui seduti lavora per una Onlus, quindi rincorriamo revenue. E se non siamo in grado di far mettere i nostri dipendenti nelle condizioni di correre alla stessa velocità con cui il mondo lì fuori corre, probabilmente troveremo un competitor che va veloce, che va più veloce di noi, probabilmente ne troveremo più di uno, probabilmente ci sarà i cosiddetti newcomers, ovvero aziende che ieri non esistevano ma che hanno iniziato ad esistere da oggi, che hanno un mindset diverso, che utilizzano una tecnologia più moderna e che quindi correranno al doppio della nostra velocità, mangiandosi completamente in un tempo brevissimo il vantaggio competitivo che noi oggi abbiamo. E questo diventa fondamentale. Ecco, Francesca, in realtà Andrea ha toccato un punto chiave della questione, ovvero la passione e l'incentivo che ogni lavoratore ha nel compiere il proprio mestiere e la propria attività. Ricordiamo che non tutti hanno questo privilegio, cioè alzarsi la mattina e dire ok, io vado a fare in azienda, in ufficio, quello che esattamente mi piace, quello per cui sono portato, insomma la mia aspirazione. Però come fa l'azienda a cercare insomma di coinvolgere il dipendente in maniera tale da attribuire un valore e un senso anche a quelle azioni che in realtà non sono particolarmente esaltanti da mettere in pratica, ma che comunque sono utili poi a livello del business? Sì, prima si parlava della valorizzazione dei talenti, sì. Quindi sicuramente questo è un aspetto che, partendo dall'ascolto e dall'identificazione di quelli che sono i talenti individuali, poi l'azienda può valorizzare. Chiaramente servono degli strumenti per poter fare questa cosa, quindi consideriamo un ulteriore fattore di complessità che è la forzosa remotizzazione del lavoro in cui ci siamo ritrovati. Ecco, sicuramente questo rappresenta un fattore ostativo alla creazione di un engagement e alla creazione anche di una motivazione, soprattutto laddove non c'è passione per fare magari delle attività che non si... Quindi innanzitutto una tecnologia che renda facile, come dicevamo prima, e che consenta anche di ispirarsi ed essere ispirati attraverso le attività degli altri colleghi, quindi sfruttare l'engagement proprio anche come strumento di collaborazione e di creazione di una community all'interno dell'azienda con cui sentirsi veramente collegati e da cui poter trarre motivazione. E da questo punto di vista l'engagement per noi è proprio un ingrediente culturale che l'azienda deve decidere di coltivare e di promuovere, ed è un ingrediente che poi cambia anche culturalmente quello che è il ruolo dell'HR, che quindi diventa, diciamo, passa da essere una funzione storicamente più di supporto a invece una funzione più di marketing o di abilitazione dell'engagement stesso.
Certo, chiarissimo. Insomma, una funzione molto importante anche per quanto riguarda le relazioni, come dicevamo prima. Un'ultima domanda che vi faccio e che mette insieme, insomma, un po' anche, spero in maniera divertente per strappare un sorriso, tutte le riflessioni che abbiamo fatto fino adesso che riguardano sia il lavoro, la remotizzazione del lavoro, la creatività, la valorizzazione dei talenti, riferito sempre all'engagement. Abbiamo sottovalutato l'importanza della pausa caffè o della pausa pranzo? Cioè, la mia domanda è questa. Sono proprio quei momenti forse in cui si crea il gruppo, si crea anche l'atmosfera per la condivisione delle idee e la valorizzazione quindi anche del proprio talento, della propria arguzia, del modo di pensare. Quei momenti di aggregazione che magari insomma non sempre vengono agevolati, non possono essere agevolati se c'è una remotizzazione del lavoro. Quanto sono importanti? Allora, la prendo io. Io ho diametralmente cambiato il modo in cui oggi vado a lavorare rispetto a quello con cui lo facevo 2 anni fa. 2 anni fa mi recavo tutti i giorni in ufficio e per me la pausa caffè era quello che hai descritto giustamente tu prima. Era un momento di condivisione, un momento di spunto, un momento diciamo di comunione anche in qualche modo, di vicinanza. Oggi io nelle giornate in cui ho più da fare, fondamentalmente lavoro da casa, perché mi rendo conto di essere più produttivo, perché ho meno tempi morti e ho paradossalmente, vivo una situazione fortunata, vivo con ho una compagna e un cane, quindi probabilmente non ho grandi distrazioni a parte il cane, però vivo in un contesto molto più produttivo a casa. Vado in ufficio in quei giorni in cui le mie attività sono più blande, sono magari attività interne e lì godo appieno del rapporto umano con i miei colleghi. Quindi non diventa più una chiacchiera rubata nei 5 minuti, diventa un qualcosa di continuativo, un qualcosa per cui noi ci cerchiamo a vicenda e condividiamo esperienze che poi alla fine fondamentalmente ci rendiamo conto che si parte chiacchierando 2 minuti di quello che ci è successo nella giornata, ma poi finiamo sempre comunque a parlare di business. Ma è diventato un momento che veramente oggi noi apprezziamo tantissimo. Rispetto a prima, che era veramente un momento di stacco tra delle attività snervanti, oggi in realtà questi momenti li apprezziamo di più. Quindi sì, serve il ritorno al lavoro, serve il ritorno in ufficio, di nuovo serve anche qui far capire ai dipendenti che il ritorno in ufficio non è un ritorno a una vecchia normalità, non è un new normal, il ritorno in ufficio fondamentalmente è un momento in cui il dipendente può gestire il suo tempo così come l'ha gestito a casa e quindi dobbiamo far capire di nuovo, comunicando culturalmente con il dipendente, che siamo disposti a concedere gli spazi lavorativi per le esigenze, basandosi sulle esigenze del dipendente stesso, non andarlo a limitare in orari, desk e quant'altro, o comunque mettere il dipendente nelle condizioni di poter vivere lo spazio lavorativo nel modo in cui lo riteniamo più opportuno. Francesca. Sì, rispetto a questa domanda della pausa caffè rispondo così: dopo 2 anni e mezzo di duro allenamento in smart working. All'inizio chiaramente la pausa caffè mi è mancata tantissimo. Poi in realtà il modello di lavoro ibrido, come diceva Andrea, è una grandissima opportunità, perché il tempo che prima mettevo nella pausa caffè adesso lo posso mettere magari per ascoltare una canzone mentre sono a casa, piuttosto che posso decidere davvero di essere in ufficio e quindi fare la pausa caffè con i colleghi come avveniva prima. Quindi è cambiato il paradigma. E come in tutti i cambiamenti, qui c'è una grandissima opportunità che può essere interpretata in modo assolutamente positivo e costruttivo. Ultimissima riflessione flash prima di chiudere la nostra mattinata. Andrea, hai parlato appunto di eliminare le gabbie del lavoro, le gabbie appunto che riguardano anche i tempi, gli orari, soprattutto i luoghi. Per lasciare maggiore libertà, insomma, ai lavoratori, ai dipendenti di esprimere anche la propria creatività. Lavorare per obiettivi e non appunto per orari è una qualcosa che in realtà nei paesi esteri, negli Stati Uniti, in Giappone oppure nei paesi scandinavi, una modalità nuova, insomma, comunque che si sta affermando rapidamente. In Italia un po' meno. Ci arriveremo e in quanto tempo? Di nuovo è una domanda da $1 milione e se avessi anche qui la risposta probabilmente no, a parte gli scherzi. Lavorare per obiettivi, prima parlavamo di smart working e lavorare in modo intelligente. Lo smart working fondamentalmente parte dal presupposto che se io ho degli obiettivi chiari, è
di nuovo torno sul purpose, su quello che ci si aspetta da me, perché non tutti poi gli obiettivi sono misurabili. Io sono un sales, la mia attività è facilmente misurabile. Esistono ovviamente altre funzioni in cui le attività non sono facilmente misurabili, quindi devo far capire al dipendente che non lo sto valutando per capire se è produttivo o meno, lo sto valutando per dargli una leva in più per far capire che sta facendo bene quello che io mi aspetto che faccia all'interno della mia organizzazione. Lo smart working ha come presupposto il fatto che io abbia degli obiettivi chiari, che sappia io per primo come questi vengono valutati, e di nuovo qui rientra in gioco la comunicazione. Saper comunicare bene gli obiettivi diventa fondamentale, quindi la parte di comunicazione, che cosa io mi aspetto da te, è chiave e deve essere al centro. Oggi anche la pubblica amministrazione sta iniziando a lavorare per obiettivi, dovrebbe farlo, avrà i suoi tempi, come al solito non abbiamo una pubblica amministrazione velocissima in Italia. Però diventa fondamentale se vogliamo veramente attuare politiche smart working. Quello che è vero è che fino ad oggi abbiamo fatto remote working, abbiamo semplicemente spostato il luogo di lavoro dall'ufficio a casa, chi come me viaggiava è rimasto a casa, quindi ha smesso di viaggiare, ma fondamentalmente bisogna dare degli obiettivi per far capire al dipendente che realmente puoi lavorare dappertutto, realmente io ti metto a disposizione una tecnologia che ti segue ovunque tu vada, ma non ti do degli obiettivi per controllarti, ti do degli obiettivi perché voglio che tu sia sempre di più conscio del fatto che stai facendo bene il tuo lavoro. Questo diventa fondamentale, quindi passare da una logica di controllo a una logica di accompagnamento verso il fatto che voglio accompagnarti a fare sempre meglio il tuo lavoro. È un cambio culturale importante, ma è un cambio che dobbiamo fare perché, come hai detto tu giustamente prima, altri paesi che corrono economicamente più di noi l'hanno già fatto da un pezzo. Francesca. Sì, e comunque anche in Italia, gioco forza, ci arriveremo, io credo abbastanza presto, perché anche alcune aziende già lamentano fenomeni di great resignation, le persone, c'è un problema di valorizzazione delle competenze aziendali, quindi di non perdere le competenze che ci sono in azienda, e il problema è anche di attrarre le competenze valide dal mercato. Questo con un modello tradizionale che lavora, che vede delle gabbie, non si concilia più. Pertanto se le aziende vorranno e dovranno farlo necessariamente per sopravvivere, per mantenere il passo, attrarre competenze e trattenere competenze, dovranno comunque traguardare un modello organizzativo che non sarà più sicuramente quello che verifica il badge al tornello e, diciamo, la puntualità del tempo e che chiaramente si orienta al raggiungimento di obiettivi che siano significativi per l'azienda e per il dipendente. Certo. Vi ringrazio ecco, per questa ultima metafora, insomma, di gettare via il badge e di non pensare più agli orari, ma concentrarci, insomma, soprattutto su quello che dobbiamo fare, sulle mansioni, sulle attività, e come diceva giustamente Andrea, se ci concentriamo poi sugli obiettivi e non sulla gabbia che c'è intorno, sicuramente saremo anche più produttivi e l'azienda ne avrà maggiori benefici. Grazie davvero, ringraziamo allora Francesca Olivieri e Andrea Tavarone per essere intervenuti qui.